L'operazione è scattata in piena notte con diverse pattuglie della Guardia di Finanza di Pavia impegnate a raggiungere i loro obiettivi nell'ambito di una vasta indagine relativa alla gestione delle cooperative di lavoro. Scattata nell'aprile dell'anno scorso, l'inchiesta ha permesso di smantellare un vero e proprio sistema di sfruttamento dei lavoratori, soprattutto di quelli nella necessità di portare a casa uno stipendio seppur minimo. Dopo aver raccolto oltre 300 testimonianze di lavoratori impegnati in una quarantina di cooperative facenti capo alla Ceva Logistic di Stradella, è emerso un quadro desolante di caporalato nascosto tra le pieghe del sistema ideato per evadere l'IVA dovuta allo Stato e per non versare i contributi ai lavoratori. Si parla complessivamente di quasi 16 milioni di euro frodati agli enti preposti e agli stessi dipendenti. Segnalati anche diversi casi di lavoratori costretti a restituire al loro caporale parte dello stipendio ricevuto. I finanzieri hanno operato ben 12 arresti, mettendo sotto sequestro in diverse province della Lombardia e dell'intero paese beni mobili ed immobili per oltre 15 milioni di euro. A coordinare tutti gli interventi, la Procura di Pavia. Ora gli arrestati sono a disposizione degli inquirenti per il proseguo delle indagini.